Una strada od una piazza intitolata Maria Bonini Fiumicelli, una ad Ida Cartocci ed infine un'ultima a tutte le vittime del femminicidio in Italia. Ida Cartocci condusse una vita di testimonianza cristiana e l'associazionismo cattolico. È stato così presentato l'atto di indirizzo di cui era proponente la consigliera comunale Maristella Cornacchini, che è stato votato all'unanimità e che adesso impegna la giunta comunale aretina all'intitolazione delle strade. Noi come gruppo, ma soprattutto anche come partito, puntiamo molto alla centralità della donna e questa è stata un'occasione per ricordare le vittime del femminicidio e anche due donne che si sono distinte sulla società civile e sociale di Arezzo, che sono Ida Cartocci e Maria Bonino Fiumicelli. La presentazione è stata anche l'occasione per lanciare direttamente da Palazzo Cavallo Azzurro Donna, il coordinamento regionale che raggruppa l'anima femminile di Forza Italia. Si tratta di un'iniziativa voluta da Silvio Berlusconi, che ha affidato al sottosegretario Katia Pollidori il compito di creare il movimento tutto femminile di attiviste e simpatizzanti forziste. Bisogna aiutare le donne ad aver consapevolezza di poter essere autonome, di non dover essere suddite di uno strozzino, perché la maggior parte delle violenze avviene tra le mura domestiche, davanti ai figli, ancor peggio, e fare in modo di educare, ecco perché molte di Azzurro Donna sono insegnanti non a caso, di educare i bambini, i maschi al rispetto delle bambine, ma anche le bambine con una carta dei loro diritti, ad aver coscienza di quello che possono chiedere e che devono pretendere a questo mondo. L'ultima cosa che mi interessa dire è che Azzurro Donna sta facendo una proposta, poi vediamo appunto se il governo l'accoglierà, vuole parlare non tanto di un aiuto che non deve essere solo economico, ma di un reddito, che può essere un aiuto in genere, un sostegno, di dignità, in modo che la donna possa staccarsi con i propri figli dall'aguzzino che la perseguita e denunciare le cose che accadono. Senza un lavoro e senza la possibilità di mantenere i figli, chiaramente una madre non lo farà mai.